previsti arrivi massicci dall'Ucraina, la prefettura convoca unità di crisi. Fine emergenza Covid, plateatici dei locali resteranno e la tassazione sarà ridotta. Avanzi dal bilancio 2021, il comune di Vicenza ha un tesoretto per affrontare i rincari dell'energia e non tagliare i servizi. Maturità 2022, tornano gli esami in presenza sui criteri di valutazione, accolte le richieste degli studenti. PNRR, Vicenza, primo comune capoluogo in Italia a riciclare rifiuti tessili, progetto da 11 milioni di euro. Buonasera e ben ritrovati con il telegiornale di Vicenza. Come vi abbiamo raccontato dei titoli in apertura, torniamo a parlare dell'arrivo dei profughi dall'Ucraina. Sono 551 quelli che hanno avuto accesso ai punti tampone, alle farmacie dell'Ulsotto, e domani la prefettura convoca un'unità di crisi perché è ancora previsto tantissimi arrivi. Arrivano per conoscenze, parentele, ricongiungimenti. Difficile dire quanti numericamente sono i profughi ucraini arrivati a Vicenza. Il termometro della loro presenza è dato dal monitoraggio sanitario, che dal 3 marzo conta 551 tamponi effettuati sia nei centri tampone dell'Ulsotto sia nelle farmacie di chi è arrivato nel nostro territorio scappando dalla guerra. Solo in 12 risultati positivi. Rileviamo le presenze che registriamo e trasmettiamo ogni sera alla prefettura in base al numero di tamponi eseguiti dai profughi ucraini. Ad oggi siamo a 551 tamponi effettuati in totale, 494 presso i nostri centri, con un tasso di positività estremamente basso. Il pronostico è quello degli arrivi organizzati e numericamente massicci, visto il protrarsi del conflitto, che necessariamente comporterà l'ampliamento della rete dell'assistenza sanitaria. Potenziali novità in arrivo sono l'eventuale ampliamento degli hub per l'ospitalità. Attualmente ne sono attivi 3 in Veneto. Per il Vicentino è attivo l'hub di Santa Maria della Scala nel Veronese. Potrebbe, visto che c'è sentore di arrivi sempre più massicci, non bastare più, per cui potrebbe essere chiesto alle UIS anche di organizzarsi per quanto riguarda l'organizzazione di hub in gestione con la protezione civile, naturalmente. Intanto, per definire regole comuni da parte delle amministrazioni e coordinare gli interventi sul territorio, per domani è stato convocato un tavolo in prefettura. Domani mattina unità di crisi convocata dal signor prefetto per coordinare i comuni e tutte le istituzioni per l'arrivo e l'accoglienza per i profughi ucraini. Un'espressione di vicinanza a loro da parte di tutte le amministrazioni, ma un momento importante dove condivideremo per tutti i comuni anche le regole di ingaggio per l'accoglienza, perché ci sia un'accoglienza coordinata e soprattutto strumenti efficaci che possano essere di aiuto per queste persone. Lo abbiamo visto in questi anni di pandemia, Vicenza si era trasformata in un salotto a cielo aperto, ma finita l'emergenza sanitaria tornerà la tassa sui plateatici. Vediamo cosa ha intenzione di fare il comune. Rivoluzione plateatici dal 1 aprile. Con la fine dello stato d'emergenza tornerà anche la tassa. Per bar e locali l'amministrazione ha già previsto una tariffa ridotta. Venendo meno lo stato di emergenza, chiaramente si torna a pagare la tariffa normale. Va precisato però che il Comune di Vicenza già l'anno scorso, in occasione della stesura della previsione del bilancio, ha voluto assicurare a tutti gli esercizi pubblici del Comune di Vicenza una scontistica del 50% appunto per i plateatici. Plateatici che sono stati uno strumento strategico anti-assembramenti e funzionale per permettere ai gestori di lavorare durante la pandemia, spuntati come funghi e diventati salottini del centro storico, anche grazie agli investimenti portati avanti dai gestori, si avviano ad una parziale rivisitazione, una sorta di mappatura dei plateatici troppo impattanti e la definizione di un protocollo condiviso con la soprintendenza al fine di cristallizzare i criteri per le concessioni di qui in avanti. Noi cerchiamo sempre di lavorare in sinergia con la sovrintendenza. In questo caso vogliamo cercare di definire un protocollo che possa permettere di cristallizzare tutta una serie di criteri che stiamo già cercando di applicare comunque dal giorno del nostro insediamento e che varranno da qui per i prossimi anni, insomma. Quindi di fatto i plateatici non sono a rischio? No, i plateatici non sono a rischio. È chiaro che con la sovrintendenza, finito lo stato di emergenza, abbiamo già in agenda di sederci a tavolino, vedere quali sono le situazioni che magari meritano una rivisitazione.
E con i rincari dell'energia anche per il Comune di Vicenza, offrire servizi ai cittadini costa di più, ma in questo caso non ci sarà bisogno di tagliare nulla. E vediamo il perché. Vicenza non si spegne. Certo, il caro energia finisce in bolletta, ma Palazzo Trissino ha un asso da giocare, anzi due. Due avanzi dal bilancio consuntivo 2021. Due avanzi, un avanzo normale di 2 milioni e 400 mila euro, che quindi permetterà di avere una maggior spesa nell'anno 2022. Inoltre abbiamo un avanzo un po' particolare di 2 milioni e 100 nell'atto investimenti. A consuntivo del 2021, rispetto a quanto previsto, il Comune di Vicenza ha ricevuto maggiori introiti per quanto riguarda il bonus facciate per 1.100.000 euro, il canone occupazione spazi e aree pubbliche per le impalcature edili con un più 800.000 euro e l'IMU con 2 milioni in più rispetto a quanto preventivato. Queste maggiori entrate hanno determinato un maggior avanzo da poter destinare sul 2022 alla città. Marco Zocca, come un bravo alchimista dei numeri, così ottiene dal bilancio risorse che valgono oro. 2 milioni e 100 mila euro aumentano del 30% la capacità di investimenti per il 2022. E questo vuol dire maggiore capacità per asfaltature, per scuole, per impianti sportivi. Per quanto riguarda invece i 2 milioni e 400 mila euro sulla spesa, rappresentano un tesoretto da utilizzare per far fronte ai rincari dell'energia. Anche il Comune, come per le famiglie e le attività produttive, avrà un conto maggiore, pensiamo solo ai consumi, tipo l'illuminazione pubblica o l'illuminazione o il gas degli immobili comunali, e questi 2 milioni e 4 permetterà al Comune di far fronte a queste novità che anche noi subiamo. Insomma, grazie a queste risorse il Comune di Vicenza potrà far fronte ai maggiori costi per luce e riscaldamento senza dover ridurre i servizi ai cittadini. Sì, in questo modo non è necessario, perché avremo 2 milioni e 4 in più da poter spendere e col quale pensiamo di poter far fronte ai consumi. L'illuminazione pubblica quindi rimarrà accesa per la città di Vicenza per l'anno 22 e rimarranno anche attivi tutti quanti i plessi scolastici e sportivi. Il Ministero dell'Istruzione ha definito le modalità dell'esame di maturità 2022. Sì, abbiamo visto che sono venute abbastanza in corto, ovviamente ci sono ancora un po' di discordi riguardo alle loro decisioni, però sì, dai, ce la possiamo fare, insomma. Parzialmente soddisfatti gli studenti per le modalità dell'esame di maturità 2022 appena ufficializzate dal Ministero, modalità che hanno tenuto conto anche delle richieste dei giovani che erano scesi in piazza a manifestarle. Il necessario ritorno alla normalità pre-Covid, almeno sul piano formale, è stato comunque garantito. Due gli iscritti, più l'orale, ma la temutissima seconda prova non sarà decisa a livello nazionale e verterà su un'unica materia anziché due. Qualche perplessità sul fatto di aver attribuito un punteggio inferiore alla prova, cioè 15 alla prima, 10 alla seconda e poi 25 al colloquio, nel senso che non ne vedo un motivo se non forse quello di accontentare un pochino gli studenti che però forse non hanno valutato bene l'aspetto importante che la prova è fatta dalla scuola. Si potrà teoricamente ottenere la lode, ma i dirigenti scolastici prevedono mediamente invece un livello più basso dei punteggi finali di maturità. Non ci saranno forse grossi punteggi, anche perché bisogna capire, visto il 50%, no, i 50 crediti degli anni precedenti, cioè se uno non aveva raggiunto, direi, il massimo oppure non era inserito in una fascia di crediti superiori, è ovvio che è difficile adesso anche con la riconversione dei crediti, insomma, in essere, avere un punteggio altissimo. Sono d'accordo, anche perché dopo questi due anni di DAD abbiamo avuto delle difficoltà, anche sicuramente delle carenze in quello che abbiamo studiato, perché non sono stati affrontati gli argomenti come se fossero stati fatti in un periodo normale. Rivolgendosi soprattutto a ragazzi che hanno dovuto farsi il mazzo per studiare anche a casa con mille distrazioni, fratelli più piccoli che hanno avuto anche loro la DAD, magari penso che siamo stati la generazione più sfortunata, però allo stesso tempo più coraggiosa che abbiamo visto in questi anni.
E come sempre Rete Veneta dà voce a voi cittadini telespettatori, quindi per qualsiasi segnalazione scriveteci al 345 85 59664 oppure al nostro mail vicenza@reteveneta.it. E ora ci spostiamo a Longare, dove ieri sera un camper ha preso fuoco. Longare. Un camper a fuoco ieri intorno alle 20, incendio che si sarebbe esteso ad un'autovettura danneggiando anche un furgone di cui sono saltati i vetri e danneggiati i paraurti. Nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati da Vicenza con due squadre hanno domato le fiamme spegnendole con la schiuma. Operazioni di spegnimento rese difficoltose anche per la presenza di una bombola di GPL, raffreddata e successivamente bonificata. Le cause sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco e dei carabinieri intervenuti sul posto. Ci spostiamo sul tetto, dove invece si sono concluse le operazioni di spegnimento del grande incendio. Il bosco nell'area del Tretto, a Schio sul Monte Brazome, continua a bruciare. Dalle 6.30 di stamattina sono riprese le operazioni di spegnimento che dalla notte di venerdì continuano senza sosta per i fumaioli che via via divampano. In nottata era partito anche un secondo fronte sul lato destro che dà verso il Monte Summano. Durante la notte due squadre del 182esimo carabinieri in congedo si sono dati il cambio per la sorveglianza delle attrezzature che si sono dovute lasciare in loco al fine di utilizzare tutto il tempo utile finalizzato all'intervento. Per tutta la mattina due elicotteri sono stati impiegati a circoscrivere il fuoco che stanotte aveva raggiunto la cima. Lanci continuati anche nel pomeriggio. Situazione rientrata, fa sapere l'amministrazione, che ringrazia i volontari e il loro ruolo fondamentale per aver fatto fronte anche a questa emergenza. Torniamo a parlare di riqualificazione della città di Vicenza. Proseguono gli interventi, questa volta prima marciapiedi, nei quartieri di Riviera Berica. Quartiere di Santa Croce Bigolina. Avevamo raccolto la voce dei residenti che chiedevano di mettere fine alla cronica scarsa manutenzione dei marciapiedi. Il comune li ha accontentati, avviando i lavori a metà dello scorso mese nelle vie Salvemini, De Nicola, Banoni e Bonomi. L'amministrazione comunale ha compiuto un primo sopralluogo sullo stato di avanzamento dei lavori. Beh, la logica principale è andare a sanare quelle che sono le criticità maggiori, dove ci sono problemi reali sia nel percorrere a marciapiedi che sono ammalorati e mai mantenuti nei troppi anni, a risolvere quelli che sono i problemi legati al piano PEBA, quindi andare a creare nuovi scivoli di discesa per i disabili piuttosto che innalzare le fermate degli autobus per permettere un accesso più agevole. Vengono rifatti completamente, in alcuni casi anche il massetto, se non solo lo strato di bitume, creati nuovi abbassamenti dove serve, dove non c'erano, o andate a sistemare e rialzare quelle che sono i marciapiedi in prossimità delle fermate degli autobus. Sono interventi tecnici mirati su alcuni tratti, non è un intervento massivo, ma un intervento mirato per andare a sanare le criticità maggiori. Interventi coordinati anche con i gestori di altre infrastrutture, onde evitare nuovi scavi a breve. 150.000 euro l'investimento complessivo effettuato, che finanzia la prosecuzione dei cantieri anche in altre zone limitrofe alla Riviera Berica. Abbiamo fatto un grossissimo lavoro negli ultimi 18 mesi per coordinarci con le partecipate, quindi MCPS, Sarvi, Acqua, in modo da fare interventi mirati in quartiere della Riviera Berica. Perché? Perché necessitava da troppi anni di interventi, li abbiamo coordinati, così coordinandoci siamo riusciti a fare anche manti stradali nuovi, nuovi marciapiedi, nuovi tratti di illuminazione pubblica che adesso subiscono poi anche l'ulteriore modifica con i corpi illuminanti, quindi andiamo a sanare il più possibile un quartiere che aveva bisogno di risposte da molti anni. Una novità senza precedenti in Italia: a Vicenza il comune punta al riciclo dei rifiuti tessili. Missione inedita: recuperare i rifiuti tessili. Rifiuto la cui intercettazione è diventata obbligatoria dal 1 gennaio del 2022, ma in realtà è una mission che nessuno sta compiendo. Nessuno, tranne Vicenza, che punta a creare un parco per lo sviluppo sostenibile e inclusivo del quartiere San Pio X ed è il primo comune capoluogo in Italia ad attivarsi per costruire un impianto per il recupero delle 663.000 tonnellate all'anno di rifiuto tessile che produce la città. Invece di buttare via questo tipo di rifiuto o di trovare dei cassonetti, noi prevediamo che tutti gli ecocentri possano raccogliere il tessile e poi tutto arrivi presso questo impianto, per lì essere differenziato tra quello che è recuperabile, può tornare ad essere un bene, quindi avere un mercato, e quello che invece può essere reinserito nelle filiere produttive delle aziende che a monte lavorano nel tessile, piuttosto che diventare materiale di recupero in altre forme. Per
realizzare questo progetto servono 11 milioni di euro, di cui 7 potrebbero essere finanziati dal governo con i fondi del PNRR, mentre i restanti 4 verrebbero messi dal futuro gestore dell'impianto, che verrà individuato col codice degli appalti. È un magazzino, l'assunzione in realtà di un bel numero di persone, perché la filiera del tessile prevede assolutamente tutto un controllo manuale. Tra l'altro, mi permetto di ricordarlo, è un progetto a forte impatto di inclusione sociale, perché di solito in queste filiere si cerca di portare a lavorare, soprattutto a formarsi, persone che partono dalle fragilità, che siano fragilità di vita, che siano fragilità sociali, che siano fragilità intellettive. E questa è una mission alla quale veramente tentiamo tantissimo. E poi un parco che tra l'altro, insomma, è una necessità anche di quel quartiere, ed è un parco aperto al pubblico, dove però si lavora sul tema del riuso. Questa sera in prima serata alle 21.15 Focus ospiti Marco Brigo, Diego Cancian, Luciano Dorella, Leonardo Padrin, Giustina Renier, Enrico Scacco, Riccardo Scattaterico, Roberto Toninetti. Il telegiornale finisce qui, vi lasciamo le previsioni meteo. Grazie per essere stati qui con noi. Buonasera.